In occasione della giornata mondiale del libro, giovedì 21 aprile nella Biblioteca Comunale di Caltagirone, presso l'ex Educandato San Luigi, si è tenuta un'interessante esposizione di libri rari, fotografie e cartoline d'epoca del fondo antico della biblioteca. Inoltre, in concomitanza con la ricorrenza della morte di Miguel de Cervantes di William Shakespeare, gli studenti del liceo linguistico Bonaventura Secusio hanno letto dei brani in lingua originale. L'esposizione sarà visibile anche per l'intera giornata di venerdì 22 aprile. Giornata mondiale del libro, iniziativa congiunta, Biblioteca Comunale, Liceo Linguistico di Caltagirone, Bonaventura Secusio. Sono con la preside Sabrina Mancuso per soffermarci sull'iniziativa che prevede una mostra di cartoline antiche, fotografie antiche, nonché libri rari e di interesse classico e linguistico. Professoressa, direttrice o preside, il senso di questa iniziativa e la collaborazione che state mostrando? Sì, è molto importante che la scuola collabori con il comune, con gli enti territoriali, con un unico intento, quello di promuovere l'amore per i libri e l'amore per la lettura nei ragazzi di oggi, che sembrano rifuggire da questo strumento culturale che secondo me è ineliminabile. Allora, veramente con grande piacere abbiamo aderito alla proposta del dottor Enzo Nicoletti di festeggiare insieme questa giornata mondiale del libro, in modo tale che i nostri ragazzi possano avvicinarsi a questo strumento culturale che è indispensabile per conoscere nuovi pensieri, per allenare la propria mente, per avere sempre un pensiero critico sulla realtà. E in modo particolare, essendo un liceo oltre che classico anche linguistico, ricorrendo il 400° anniversario dalla morte di Shakespeare e di Cervantes, pensiamo che sia opportuno anche attraverso le abilità linguistiche che hanno acquisito i nostri ragazzi ricordare questi due grandi autori con la partecipazione attiva dei nostri studenti. La professoressa Schillaci, Anna Maria Schillaci, insegnante di inglese al linguistico di Caltagirone. Sì, al linguistico che è al classico. I ragazzi che oggi esporranno sono ragazzi del classico. Anche loro, insomma, hanno studiato, non quest'anno, comunque negli anni passati, Shakespeare, e avranno l'opportunità di presentare sia un canto, sia due brani, tratto uno dal Mercante di Venezia e uno dal mi viene in inglese, chiedo scusa, Sogno di una notte di mezz'estate, sempre di Shakespeare. Professoressa Manolo, insegnante di spagnolo al liceo linguistico e classico di Caltagirone, cosa presentate in questa circostanza? Rappresentiamo Cervantes in occasione del 400° della morte di questo grande autore internazionale di fama universale. I ragazzi presenteranno un estratto dell'opera più conosciuta, che è l'ingegnoso Hidalgo Don Quixote de la Mancia. Presente alla manifestazione della giornata del libro promossa dalla Biblioteca Comunale, l'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il senso di questa presenza è importante all'interno di una mostra che si propone alla città sul piano della cultura. Beh, intanto siamo dei vicini, dirimpettai, tanto per cominciare, permettimi la battuta, però questo voglio che sia anche inteso in senso simbolico, altro che dirimpettai e vicini, lo siamo fisicamente, ma l'auspicio e il nostro portofo, tutta la nostra offerta formativa, gli stessi stage di alternanza scuola-lavoro hanno questa grande ambizione in quest'ultimo portofo triennale che abbiamo predisposto, quello di accompagnare i ragazzi del professionale verso una formazione a 360 gradi. Non c'è alternanza scuola-lavoro che tenga, che sia veramente all'altezza di questa, della formazione umana, se non si accompagna la mano, diciamo, l'attività laboratoriale con la riflessione, con il linguaggio, e quindi questa giornata del libro per noi è di assoluto pregio e di fondamentale stimolo. Ed è un tesoro veramente grande, grande che ha Caltagirone. Poco prima, un momento fa, hai guardato le fotografie, la ricchezza di particolari, la ricchezza di conservazione. Cosa ne pensi? Ma intanto, se la posso dire tutta, mi viene da fare una riflessione. Queste foto stanno facendo il loro ruolo, stanno documentando alla grande, diciamo, dei momenti della nostra città e non solo. Mi chiedo se non ci sia da fare un passaggio con l'attuale tecnologia digitale
che se non sapientemente governata e gestita potrebbe lasciarci senza memoria. Io ho questo, non è che voglio fare Cassandra, però mi viene questa perplessità, lo faccio a volte anche con foto che abbiamo a casa, con foto che abbiamo a scuola, e mi dico, tutta questa mole di foto che il mezzo digitale ci permette tante cose, ecco, cura, e fino a che punto il farne memoria e il portare a consapevolezza ciò che loro documentano, queste foto documentano, quindi incontri, racconti, cataloghi, credo eventi da creare attorno a questi documenti. Quindi trovo che dobbiamo stare attenti a imparare da queste foto. Loro il loro compito lo stanno facendo. Riusciremo a farla anche noi con i mezzi digitali? Punto di domanda. Io spero di, con il settore elettronico, con la web TV che quest'anno sta facendo passi da gigante, spero di, con il tuo aiuto, di portare avanti questo nell'IPSIA, al Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ecco, massima tecnologia, ma capacità di documento che non si perda e che non si perda nella giungla della quantità. Ecco, e quindi un'umanizzazione di questi mezzi digitali. Tu ci potrai aiutare tanto, grazie di questo bellissimo invito e complimenti per le iniziative. Movement Gates, scolded my nation, fooled my bargains, cooled my friends, hated my enemies. And what's the reason? I am a Jew. Have not Jew eyes? Have not Jew hands? Organs, dimensions? Senses, affection, passions, fed with the same food, armed with the same weapons, subject to the same disease, warmed and cooled by the same summer and winter as a Christian is. If you prick us, do we not bleed? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in death. If a Jew wrong a Christian, what is your meaning? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferings be by Christian example? Revenge. The sufferings you teach me, I will accept, and it shall go hard, but I will better the region. Alma.
almas dichosas, que en el montapilo libres y exceltas, por el bien que obrastes, desde la mata tierra os levantastes, a lo más alto, a lo mejor del cielo, y al bien de unir el honroso celo de los pueblos la fuerza ejercitastes, que en propia sangre ajena colorastes el mal vecino y arenoso suelo. Primero, que el valor portó la vida en los cansados brazos, que muriendo con ser vencidos lleva la victoria. Y esta vuestra mortal, triste caída, entre el muro y el hierro, os va adquiriendo fama que el mundo os da y el cielo pone. Yo sé que muero, y si no soy creído, es más cierto el morir, como es más cierto yerma a tus pies. Oh, bella engaño, muerto, antes que de adorarte arrepentido, podré yo yerme en la región de olvido, de vida y gloria, de favor desierto, y allí verse podrá en mi pecho abierto, como tu hermoso rostro está esculpido. Que esta reliquia, guardo para el duro trance que me amenaza d'imporfia, che in tu mismo rigor se fortalece. Ai di aquel che navega il cielo oscuro, por mano usando in peligrosa via, ad onde norte o porto non si offrese. L'Unione Europea riconosce l'olio IGP Sicilia. Si tratta di un grande successo per l'intera Sicilia, dichiara Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare, a seguito della conferma dell'imminente pubblicazione della registrazione del marchio di qualità Olio d'Oliva Sicilia nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il brand Sicilia, conosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità, continua l'eurodeputato siciliano, ci consentirà di conquistare mercati lontani, dove il nostro prodotto non è oggi differenziato rispetto agli altri, acquisendo così grandi opportunità in termini di volumi commercializzati e di prezzi. Grandi vantaggi per l'economia della nostra terra, ma anche per i consumatori, che potranno avere certezza sull'origine del prodotto grazie al legame comprovato tra territori e qualità, conclude Lavia. Il candidato sindaco Gino Ioppolo, a seguito del crollo di una consistente parte dell'intonaco dell'edificio di via Porta del Vento, esprime piena solidarietà a tutto il personale del commissariato della Polizia di Stato di Caltagirone. Da molto tempo segnaliamo la inadeguatezza funzionale e strutturale dei locali adibiti a sede del commissariato della Polizia di Stato di Caltagirone, dichiara Gino Ioppolo. Soltanto il senso del dovere e di abnegazione di oltre 40 operatori della Polizia di Stato, a cominciare dal dirigente, hanno consentito e continuano a consentire alla comunità calatina di poter contare sull'importante presidio di legalità e sicurezza. È giunto però ormai il momento di accelerare la realizzazione della nuova e adeguata sede, se non si vuole sempre sperare nel miracolo per l'incolumità personale degli addetti e dei cittadini che frequentano quei locali. Venerdì 22 aprile alle ore 19 nella chiesa San Sebastiano di Palagonia, Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, conferirà il ministero dell'accolitato al seminarista Raffaele Panebianco. In occasione della ricorrenza dei 20 anni dal progetto Policoro, martedì 26 aprile alle ore 18:30 all'hotel Villa Sturzo di Caltagirone si terrà una serata sociale. Interverranno Monsignor Calogero Peri e Monsignor Fabiano Longoni.